Allora, buongiorno a tutti e ribenvenuti e ribentornati in questo canale. Io sono Angelo di Basio 70. Allora, questo è il proseguo del giro che abbiamo fatto per il compleanno della mia signora. Ora abbiamo lasciato Bobbio dopo aver fatto il passo Penice, che vi lascio il video nella in alto a destra. E adesso vediamo di centrare la strada per andare a fare la Valtrebbia, sperando di riuscire a centrarla stavolta, perché l'ultima volta ho clamorosamente cannato. Dovrebbe esserci una galleria da qualche parte, se no l'ho già centrata adesso. Mi sa che l'ho già centrata adesso. Sì, perché se non mi ricordo male, questo era il pezzo di strada che abbiamo fatto quando siamo tornati dall'ultima volta. E sì, dove... E che caspita, basta, un altro semaforo. Sì, va bene, ci fermiamo. E l'ultima volta invece abbiamo cannato brutalmente la strada e siamo andati a finire là, sopra là. E abbiamo fatto tutta la Valtrebbia per una strada che, boh, non so, va bene, capita, quando uno è sfigato, ma l'abbiamo fatta in pratica, credo settembre, ottobre, tardissimo, comunque, fatta tardi, molto tardi, la stagione ormai iniziata da un bel po', e abbiamo preso tutto, acqua, neve, grandine, nebbia. Dopodiché, quando siamo tornati indietro, abbiamo rifatto ancora lo stesso giro. Sì? Eh? Tiriamo giù i pantaloni della signora. Già che ci siamo, mi guardi se va la spia rossa? Eh? Sì, buona, allora stiamo registrando, il che è una cosa abbastanza bella. Io adesso registrerò tutta la Valtrebbia, non parlerò perché non, magari in qualche punto, in qualche pezzo parlerò, taglierò tantissimi pezzi perché sono 2:56 di strada e quindi non penso che la videocamera riesca a registrare per tutto il tempo, però vediamo cosa si può fare. Caricatore della batteria della moto fa i cazzi che ci voglia lui, un po' carica, un po' no, e adesso vediamo. Ritornando a prima, ho cannato notevolmente la questione della strada, e nel tornare indietro a un certo punto mi sono rotto le balle perché ho rifatto ancora la stessa strada, ero con la Ondina e non avevo il caricabatterie sul cellulare, quindi siamo tornati indietro per l'ennesima volta senza navigatore, senza niente, e ci siamo ritrovati ancora allo stesso punto finché non mi sono deciso, ho visto una strada più bassa, ho tagliato dentro in una discesa, credo con una pendenza di 20-30% da ciclisti in pratica, e quando poi siamo ritornati indietro, dopo abbiamo fatto quella strada qui, quindi questa volta penso di averla centrata, visto che ci sono anche altri motociclisti, quindi diciamo proprio di sì. Va bene, io vi lascio, spero, alle curve, perché se va avanti così qua di curve non ne facciamo più, tra un semaforo e l'altro. E ci vediamo infine al video, sempre che duri la batterietta. Va bene, ciao ciao! Ah no, la galleria è qua. Voi che mi sembrate più esperti, eh? Valtrebbia! Valtrebbia questa? Questa? Sì. Non come l'ultima volta che ho fatto le montagne, per quello! No. Vado giù dritto? Adesso scendi a Genova, o se no a sinistra vai a Chiava. Genova. Vai giù dritto lì a Genova. Arrivo a Recco?
Arrivo a Recco. Sì. Sì. Buon. Perfetto, grazie. Ciao. E dopo aver chiesto brutale conferma ad altri simpatici motociclisti, si va verso Genova, la Valtreppia. Signori, iniziano le curve. Cosa mi sono perso quando siamo venuti giù la prima volta? Lasciando perdere un po' di strada bagnatizza, quindi boh, adesso vediamo, dai. Al massimo rallentiamo un attimino. Voglio anche godermi il paesaggio io, eh? Perché devo andare giù sempre proprio a cagnolo, a cagnolo, a cagnolo. I carabinieri.
Che spettacolo di curve, la Madonna, e comunque bisogna stare attenti. Purtroppo l'imbecille è sempre in giro. L'imbecille è sempre in giro. Allora, è giusto, perché comunque sì, anche io giro di giovedì e c'è meno gente, puoi dargli dentro un po' di più, sal che sasso in mezzo alla strada, però diciamo che un po' di attenzione comunque sia ci vuole. Se non stai attento.
Mamma mia che vomito! Fega! Porca puttana! Altri 3 chilometri e sei ritornati. Sì. No. Nah.